Ci usciva a mente un gelido tutto tamarato che mi acchiacciai completamente. Dentro vige la politica del risparmio energetico. Ieri era freddo, ma che ero pranzo. A canna c'è stata andata a minestra, ieri di pinguino. Ora mi stava la lavagna e mi fumava uno sutta, caparava uno du coscoletto scongelato. E ho freddo che stanotte, ho freddo di come tu non mi teneva. Saccio solo che mi piglia occhiato tutto un terrino come una cotizzata. E tu non ti potevi commigliare? Già, sapeva che commigliarmi, ma mi sta commigliato, ma non aveva. E non ci potevi suonare un filmere? E ci ho suonato, alle tre di notte ho suonato. Nella mia lucida follia sognavo di farmi buttare una uccia cupetta, ma tu ce l'hai presente, me la. La cupetta? E c'è, tu come no? No, la cupetta, ce l'hai presente quando si è cuccate dommere. Dommere andà a letto a come gli essere miracolate. No, addirittura, perché chi ha un letto che non va? Intanto letti ho posto più pericoloso comunque. E poi tu addirittura. No, sopra ci muore un 90% della gente. Ah, ma invece ci stai a seria appena vota. A seria. Qui a casa no! E vai, hai visto che tempestività? Dovresti o no scommettere, ora giovedì che dentro ma tocca a mia. Che sorella tu per caso? Perfetto, turisti, quindi, come sono in arriva, infatti. E te pare, sei sempre attaccato al tuo campanello. No, non l'ho fatto in tempo a sperarlo con le dita che sono potuto presentare, Senti, finisci di fare la sperotusa, gli è tu dannati a mostrare lo storazzo invece di perdere tempo con sta malata mentale. Ma leggi a leggi, ma non c'è più i vintani. Sì, usaccio, per chi sarà sta stezzatella? No, zitella, signorina! Vabbè, buchi di dopo, stuvaca dentro letto. Ma c'è di impazzire, ma c'è di impazzire. Aspetta! Sì, dopo ancora, avanti. Fai a letto, ma non mi ha zitto. Aiuto, signora. Io non me lo uso, maggiore l'attività sessuale, maggiore il rischio di gravidanza.
isterica? Lei è isterica? Io non mi incazzo mai. Non ti incazzo mai? Bene, 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 e allora, care, vi saluto. Oh, che saluto? È io! Ma tutti? Chi è che è? Ma a me ancora mi duole il braccio. È stata fatta la lastra? No, professore, non c'è stato bisogno. L'ho portata dall'ottor Braccio, che l'ha visitata a tatto. E che cosa ha trovato? Che ha trovato? Niente. Ai 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 ai! Come ai 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 ai? Se il professore dice ai 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 ai, c'è qualcosa che non va? Ci può credere, nanà? Andiamo a restare sul mio grado. Professore, lei che cosa sospetta? Se lei si collega toccando il braccio della paziente, ha detto che non c'è niente e lei sente dolore, trattasi di riflesso dolente su arto amputato. Vi saluto. Ecco professore, bravo professore, chi ci crede, chi ci crede? Ma che tu l'hai fatto? Vietta con questo ora, il diagnosi rischia un domazzo dei gatti. Che pazzo gli uovo! Riflesso dolente su atto amputato! Ma non vedi che razza su due! Puoi essere che uno studiavo io ci fece lo studiare l'anatomia dopo cui andare a studiare sul ranghi te ne mangono una sera! Cosi dei pazzi! Non è capace di chi tu cacciai e arriva a diagnosi, no? Se tu capivi chi tu che in tu pensa! Fermi tutti! Ma c'è mia! Ha voluto! Il palazzo è circondato! Ma quale Mauro e Kaila? Noi siamo due agenti di polizia e siamo giunti in tempo grazie alle nostre intercettazioni perfette e tempestive. Perfette e tempestive, c'è che dire. Ma che sta succedendo? Abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni su questa clinica. Io e l'agente, grazie a questo stratagemma, abbiamo scoperto gli strani metodi di cura che usati sui vostri ospiti. Non si preoccupi, signora, questa volta non ci sfuggono. E signorina, prego. Ah già, è rimasta zitella. Signorina, non zitella, signorina! Signora, non si preoccupi, dopotutto sono zitella anch'io. E tanto piacere, tu sei zitella e io sono mia signorina. O vedi che bella differenza che c'è? Ma chi si deve venire per l'ambulanza? Attilio, ma che si sciamolito tutti per i poliziotti? Non per me. Ma scusate, agente... Ispettore Jerry Madama, e siamo qui per effettuare un arresto. Vincenzo Barzini, detto il professore, in arte angelo della morte, e Luigi Trani, detto gentilezza, in arte Lino Arcotizza. In nome della legge vi dichiaro un arresto per truffa, millantato credito, usurpazione e illecita attività. E aggiungi c'è anche sevizie e crimini contro l'umanità. Sì. Che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima lapida, che tu lo sai che c'è. Ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio. La tua rabbia viene su, vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vai di quattro lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno più. Inesorabilmente più appannato
per ogni pelo bianco. Vecchio. Vecchio. Per papà, un uomo affascinante e colto per mamma, pur di non sopportarli più, datti da fare, puoi sistemarti tu, lanci gli oggetti insulti e poi, quel 113 che non arriva mai, tra incomprensioni e ostilità. La tenerezza mai, il mondo è una stanza, almeno lì al sicuro sei. Sono tutti giorni pezzi, vita che va via, qui la speranza è già utopia. Pochi straziati anni, senza contare i danni, cicatrici vive dentro te, per sempre.